Adesso ovviamente andiamo a cambiare anche i componenti della macchina e riusciamo a fare una gara con una macchina prestante. Madò, guarda qua, qua, guarda qua, qua, guarda qua, qua. Male, 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 malissimo. Allora, io non mi ricordo molto la pista. Cuore rosso. Saluta le puttane! Saluta le spagnole! Colino in prima posizione! Inverto. Inverto la strategia. Soffriremo un po' in partenza, sia perché ho fatto slittare le gomme, sia perché non ho la mescola loro. Ma lo recuperiamo dopo. Cuore rosso. Obiettivo starli più vicino possibile. Il fatto di mettere Alonso e Sainz così davanti solamente che sono spagnoli, secondo me è un'esagerazione. Dobbiamo rimanere in zona DRS, ragazzi, se no è finita, eh. Se no è finita ancora prima di iniziare. Consentito da questo Mica, ho giro. capito, ma vola, ragazzi, porco Dio. Era marzo. Ti seguo da quando hai fatto parte alla strage di Capaci. Bro, ti assicuro che non è mai successo. Cerchiamo di sfruttare tutta la pista. Andiamo più larghi possibile in entrata Marzo, per sono cercare partito di con l'inferiore allargare della Tona l'angolo cuore e rosso. portare più velocità in curva sull'apex, giusto per distanziarci da Alonso, perché Verstappen lo prendiamo col cazzo. Certo. Assolutamente. No, ma certo. Mi trovi pienamente d'accordo. Forse qua un po' devo liftare. Ok, vediamo se riusciamo a raggiungere il pilota davanti a te. A 5 secondi di Se vantaggio. è come dovrei. L'animazione ti segue da quando avevi Aldo Moro nel bagagliaio. No, ragazzi, mica vanno fortissimo. Psicopatico di merda, vai in pensione, coglione! Lascia manchi in pensione, uscè! Volevo ricordarti che la temperatura è di vitale importanza per l'usura delle gomme, quindi cerca di mantenerla nella zona verde. Frate, tua madre devo mantenere nella zona verde Al momento stiamo consumando carburante un po' più velocemente di quanto vorremmo. Proviamo a farcelo io. bastare. Fatti i cazzi tuoi, che ho fatto i calcoli. Perché nelle piste dove uno fa cagare, comunque riesce a vincere con questo. Fermo, ragazzi, bisogna spingere un attimo. Che è il momento perfetto delle mie gomme. Le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Ragazzi, ragazzi, One New Joe. Ragazzi, sono appena stato preso sul rettilineo da One New Joe con gomma rossa fresca. Ma non c'è, comunque non c'è niente che io possa fare, ragazzi. Cioè, quando One New Joe sta qua, io non posso fare niente. Non lo recupero di un metro col DRS. Non li faccio gli assetti, sono etero. Tanto andiamo a 0 punti, cazzo me ne frega. Verstappen mi ha battuto, ma grazie al cazzo. Purtroppo Verstappen ha preso un bel distacco dopo il nostro errore, poco male. Oh, ti piace la sponra? Allora, questa pista mi piace molto. Il problema è che è Buonasera, una maestro, pista che bello sfondo. sommersa di DRS e rettilinei. Quindi questo vuol dire che se dovessimo avere lo stesso problema di prima, non potremmo ma proprio mai Oggi pensare sono di fare passato per qualcosa la di spagnola. buono. In qualifica solitamente andiamo bene. Quindi vediamo. Non mi ha acceso il DRS, perfetto. Mazza. È oggettivamente ingestibile la situazione. Questa sarà la nostra verifica delle cose, la sprint. Sono in compagnia. Cos'è, intermedia? Ok, ci siamo. Full Conto su di wet. te, non deludere. Perfetto. Il pelato più bello della F1.
Verstappen è sull'asciutto, è una mod grafica, la pioggia nostra in realtà non c'è. Devi utilizzare il sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Sì, bro, ho capito, ma c'è anche, boh, una quarantina di tonnellate di acqua. Penso proprio che sia meglio mantenere ancora queste gomme. Nessuno ti ha chiesto di cambiarle, ti do questo advice. Mannaggia. Lui esce così. Io come metto 1% di più di acceleratore sono morto. Lui fa come cazzo gli pare. È imprendibile, sì, cioè. Più che fare le magie non posso fare. Attenzione, perché è solamente la 15ª volta che me lo chiedete. Perché non ho i guanti, brother man? Il volante questo non è in alcantara ma in gomma, quindi non mi serve. Porco Dio, è sempre quella la risposta. È pazzesco, eh. Preghiamo. Dopo aver guidato sul bagnato, questo sembra, boh, il gioco della chicco comunque. Me lo suca. Allora, Hamilton. Hamilton. Ce l'abbiamo terzo. Quindi vuol dire che comunque in qualche modo la macchina la stiamo potenziando bene. Perché Hamilton è partito che stava ottavo. Perciò io dovrei iniziare a dargli fastidio a Max Verstappen, porco di Dio! Allora, fino a che non ha il DRS, ovvero il prossimo giro, in un modo o nell'altro, dietro lo possiamo tenere. Bravissimo Lewis Hamilton, spingi! Non lo teniamo dietro mai. Mo c'ha il DRS. Mi sta attaccato. No, no, no. Lasciami l'esterno. Col cazzo. No, l'ho fatta apposta, coglione. Mo l'importante è stargli attaccato. Ci abbiamo il DRS. Dovremmo riprenderlo sul dritto. Eh beh, però capi, vedi perché ti dico? Cioè, questa è la stronzata. Sul dritto vanno a 2000, in curva fermo, fermo, porco di immobile. Stai aumentando il distacco dall'auto che ti segue. Dobbiamo dare tutto per farlo uscire dalla zona DRS qua. Ma gli ho dato manco un decimo, coerse DRS, e lui non ce l'ha. Guardate la differenza con Hamilton, Sainz e Alonso. Cioè, stiamo volando. Ma lui, porco Dio, va ad una velocità che non ha senso. Dio bestia. 15 mesi di noi, mamma mia, che parto, che parto, che parto. Grazie, amore. Mo, tragedia. È un parto, ragazzi, è veramente un parto. Cioè, 25 giri così è da manicomio. Bro, non posso. Cioè, la vuoi vincere la gara? Non posso tenere d'occhio le gomme. Bisogna sperare di avere più ritmo con le dure. Se no siamo morti. Ah, c'ha lui il DRS, ho capito. Tieni d'occhio quanto dista la linea di limite di velocità. Oh, non mi rompere il cazzo. E fai attenzione a non
Siamo di undercut, eh? Mo non potrò esagerare perché ho le gomme freddissime. Però neanche a perdere tempo dietro a questi pezzi di sborra. Questi dovrebbero rientrare adesso. E io dovrei avere il loro DRS, non è male, eh? Se non mi fanno perdere troppo tempo qua. Cosa che sta facendo? Siamo nella merda. Siamo oggettivamente nella merda. Immagina però una gara di Formula 1 nella vita reale così. Perez e un Verstappen che se la giocano così. Licenziati tutti e due il giorno dopo perché fai la fine di Rosberg e Hamilton. Però sarebbe divertente. Sei all'ultimo giro. Ok. La mamma di Verstappen lo prende nel culo, porco di... No. Pilota del giorno, Lando Norris. Ma tu stai scherzando? Andiamo a vedere la nostra classifica che narra 252 punti Max Verstappen e 218 Colino il Grosso.